Buon pomeriggio e bentornati alla settima puntata di A Tutto Volley. In apertura il campionato di Serie B1 donne con una quinta giornata che prevede una sfida importante domenica per la Libera Virtus. Le ragazze allenate da Marco Brovigliieri dopo il riposo della settimana scorsa in posto per quanto riguarda il campionato sono attese a un delicato confronto contro il Santa Teresa Messina. Non sarà certamente una cosa semplice, ma è meglio continuare ad andare avanti sulla striscia positiva anche dopo le due ultime vittorie che hanno dato un po' la fisionomia di gioco del team Ovantino. E allora andiamo a sentire la vigilia di questa sfida nelle parole di una delle giocatrici di punta, Maria Mauriello. Maria Mauriello, dunque, per la verità non vi siete fermati durante il pomeriggio in Santi, avete proseguito comunque la preparazione nonostante il turno di riposo. Come sta andando? Sta andando sicuramente bene, non ci siamo riposati proprio perché per arrivare a determinati obiettivi e determinate prestazioni positive bisogna comunque continuare a lavorare. Senti Maria, tra l'altro dopo la vittoria che avete ottenuto l'altro weekend, adesso c'è maggiore consapevolezza verso voi, tra tutte voi, in vista del proseguo del torneo? Sì, sicuramente, ma diciamo che siamo partite da subito positive, ben consapevoli dei nostri mezzi. Sicuramente partita dopo partita stiamo prendendo ancora più consapevolezze del nostro valore tecnico. Sicuramente lo stiamo dimostrando e continueremo a dimostrarlo ancora. Senti, domenica arriva questa bella sfida contro Santa Teresa Messina, come te l'aspetti? Sicuramente loro sono una bella squadra, noi non siamo assolutamente da meno, quindi vengono in casa nostra, sicuramente c'è l'uomo in più che sarebbe il pubblico dalla nostra parte, quindi si prospetta una bellissima partita emozionante. Prego. Ed eccoci al campionato di pallavolo Serie B2 donne che domani avrà il suo quinto turno del girone di andata con la sfida importante al Pala di Leo alle 18 che vedrà di fronte la pallavolo Cerignola contro Ofida. Le Puxia allenate da Pino Filannino dopo la sconfitta in terra marchigiana ad opera delle Corridonia con il punteggio di 3-0 in cui ci sono state decisi passi indietro sul piano del gioco cercano di riscattarsi ma non sarà facile contro la formazione ospite che nel precedente turno di campionato aveva vinto contro la formazione del Monte San Giusto con il punteggio di 3-0. Ci vorrà davvero anche il pubblico delle grandi occasioni per portare a casa questo importante risultato. Abbiamo sentito ai microfoni di A Tutto Volley il tecnico della formazione Puxia, Pino Filannino. Allora, Bino Pinallino, siamo a una svolta importante per quanto riguarda il campionato, questa sfida importante contro Ofida questo weekend, con quale spirito ci andate, ma soprattutto anche per riscattarvi dopo la sconfitta in terra marchigiana? Sì, stiamo preparando questa partita per sabato e speriamo che ci sia il riscatto da parte delle ragazze dopo un 3-0 fatto a Cordonia in quella maniera e stiamo cercando di prepararci al meglio per affrontare una ottima squadra. Senti Pino, cosa è mancato nella sconfitta della settimana scorsa? È mancato un po' tutto, è mancato sia dal punto di vista tecnico sia una preparazione mentale alla partita. Non abbiamo visto il vero Cerignola che avevamo visto nelle altre settimane. Senti, Ofida, come te l'aspetti? Ofida è una bella squadra, è una squadra completa, ottimi attaccanti, ottimi ricettori, però noi ci stiamo preparando perché dobbiamo fare la nostra partita. Grazie. Grazie a voi. E infine chiudiamo con il campionato di Serie B uomini perché per la Fenice Volley domani pomeriggio c'è una attesa sfida in trasferta contro l'Annetto Ip Ancona. I Diavoli Rossi allenati da Pino Tauro dopo la bella vittoria ottenuta lo scorso weekend in casa al Pala di Leo contro il Conad Perugia per 3-0 hanno avuto una buona involuzione per quanto riguarda il gioco, soprattutto anche degli allenamenti che sono stati nel corso di questa settimana. Ed anche con la consapevolezza di poter accettare la seconda vittoria della stagione. Non sarà facile, ma ci proveranno. Andiamo a sentire la vigilia di questa sfida nelle parole di uno dei giocatori di punta dei Diavoli Rossi, Michele Mancini. Michele Mancini, prima storica vittoria in questo campionato, la faccia della felicità dopo una bella vittoria ottenuta contro Perugia.
Per fortuna, perché ci voleva proprio vincere domenica, perché dopo tre sconfitte consecutive toccava interrompere questa striscia negativa. Speriamo che sia di buon auspicio per le prossime gare, perché la salvezza è ancora lunga, però di Senti. certo fa morale. Senti Michele, cosa vi ha dato la grinta giusta per vincere contro Perugia? Sicuramente la voglia di riscattarci dopo tre KO consecutivi. E non potevamo continuare con quella striscia negativa. Adesso vi attende una trasferta difficilissima. Andremo a giocare sabato contro l'Ancona, che è una concorrente per la salvezza, quindi speriamo anzi di ripeterci come abbiamo fatto domenica. Grazie. E così siamo arrivati al termine di questa settima puntata di A Tutto Volley. Naturalmente il nostro appuntamento si rinnoverà per martedì prossimo alle 13. Vi ricordo che comunque le cronache del fine settimana, sia per quanto riguarda le partite della Pallavolo Cirignola, Fenice Volley e naturalmente Libera Virtus, le ascolterete nel corso del nostro TG Sportivo Sport Report in onda domani, domenica e lunedì alle 13:30. Grazie a tutti per averci seguito e naturalmente buon fine settimana.